dicevo, l'argomento è di estrema importanza perché riguarda decine e decine di famiglie in tutta la regione. Noi in questi 2 anni, da quando abbiamo iniziato il nostro lavoro qui in regione, quello dell'autismo è stato uno degli argomenti che sicuramente è stato tra i più presenti e i più segnalati a livello regionale da parte dei cittadini e delle famiglie coinvolte. Purtroppo i disturbi dello spettro autistico quei disturbi fanno parte di quella categoria di patologie che veramente modificano radicalmente la vita delle persone. Quindi ci siamo chiesti come potevamo essere d'aiuto noi a queste famiglie. Lo spunto ci è venuto proprio dal governo centrale, perché la legge 134 del 2015 ha proprio dato delle disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. Un paio di riflessioni al riguardo. Allora, mentre oggi il governo Renzi pubblicizza tanto il sì al referendum, poi però nell'atto pratico continua a fare delle leggi quadro che continuano a dare molta importanza alle regioni, perché questa legge doveva essere declinata a livello regionale. Quindi, insomma, diciamo che a livello di politica attuale si sta contraddicendo, perché sostiene il sì che andrà a depauperare le regioni di quasi tutti i suoi poteri, poi in realtà legifera continuando per fortuna a dare delle disposizioni che le regioni possono adeguare al proprio territorio, e in alcuni casi c'è estrema necessità, vista la diversità delle varie situazioni regionali a livello nazionale, che ogni regione abbia autonomia di legiferare a seconda appunto della propria situazione territoriale. Peccato però che poi si contraddica ancora una volta, perché pare che siano solo degli spot. Infatti, questa legge nazionale ancora non è stata recepita dalle varie regioni, compresa l'Emilia-Romagna, il cui presidente oltretutto è anche a capo della conferenza Stato-Regioni. Quindi ci stupiamo come ancora quella che viene chiamata l'eccellenza dell'Emilia-Romagna, anche se le ultime statistiche hanno fatto vedere che in realtà non lo siamo più così tanto, dato che siamo passati addirittura al settimo posto come sanità a livello regionale in Italia, ancora appunto non abbia recepito. Quindi il sospetto che abbiamo avuto è anche che questa legge nazionale sia stato semplicemente uno spot per dire: abbiamo fatto questo. Poi all'atto pratico, quella che doveva essere la disposizione a livello regionale non sia stata fatta. Cosa è stato fatto in Regione Emilia-Romagna finora? Semplicemente un PRIA, che è un piano integrato, che però non ha assolutamente soddisfatto le esigenze e le richieste delle famiglie che appunto hanno in casa un familiare, un componente della famiglia che soffre di disturbi dello spettro autistico. Quello che è successo da noi in regione è stato, insomma, anche un pochino imbarazzante, perché avevamo un PRIA che era scaduto già da 2 anni, è stato rinnovato in fretta e furia. Addirittura alcune cose che volevano far passare come miglioria in realtà non lo sono state, perché addirittura le ore di assistenza sono state diminuite. Insomma, alla luce di tutto questo e anche delle segnalazioni raccolte in una commissione, in un'audizione fatta tempo fa in commissione, abbiamo stipulato questo progetto di legge. Questo serve a dare innanzitutto una spinta forte, decisa e chiara alla Regione Emilia-Romagna per la gestione di questi disturbi. Inoltre serve a omogeneizzare i servizi su tutto il territorio, perché effettivamente da noi in Regione abbiamo dei centri di eccellenza, ma sono dei centri di eccellenza soprattutto perché le famiglie presenti sul territorio e i singoli operatori presenti sul territorio hanno fatto sì che questi poli, tra cui uno è proprio a Rimini, che è la mia città, diventassero un centro di eccellenza. Quindi il primo problema
è quello di una forte disparità di servizi a livello territoriale. Tra una provincia e l'altra ci sono forti disparità. L'altro aspetto, molto più concreto, è che vogliamo colmare una delle pecche della legge nazionale che non prevede degli stanziamenti specifici per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico. Noi qui istituiamo una norma dove chiediamo che venga istituito un fondo dedicato proprio a queste persone, perché ad oggi c'è stato solamente a livello di governo centrale un decreto nella vecchia finanziaria che però poi è stato disatteso perché erano stati previsti 5 milioni, per carità, pochi e insufficienti, ma era un piccolissimo passo, intanto si poteva aprire una porticina e poi invece non sono stati stanziati nemmeno questi. Quindi noi chiediamo a livello regionale che venga istituito un fondo che non sta a noi oggi decidere in merito a quanto, sicuramente non possono essere poche centinaia di migliaia di euro, qui si parla di investimenti importanti, però chiaramente è giusto che siano gli uffici tecnici della regione a istituire una scheda tecnico-finanziaria successivamente alla nomina del relatore, siccome l'iter ancora non è iniziato perché lo andremo a depositare proprio oggi, poi ci confronteremo con gli uffici tecnici regionali in questo senso. L'intento principale del progetto di legge è quello di far sì che le persone che soffrono di autismo e le relative famiglie finalmente possano avere diritto a una vita decente. Passatemi il termine, perché oggi veramente abbiamo tante famiglie in Emilia-Romagna che fanno una vita al limite dell'insopportabile, perché le persone che soffrono di autismo in Emilia Romagna, di spettro, bisogna parlare di spettro, di disturbi, bisogna parlare di spettro perché ci sono vari livelli, si passa da persone che se diagnosticate in maniera precoce, per diagnosi precoce si intende il 18° anno di vita, il 18° pardon, mese di vita, quindi si parla di bambini piccolissimi. Comunque, se trattati, diagnosticati fin da subito, possono essere spesso in larga parte recuperabili e quindi dargli anche un grado di indipendenza futura che alleggerisce la persona stessa, ovviamente in primis, la famiglia, ma se vogliamo essere proprio quasi cinici, anche le casse regionali, perché chiaramente una persona diagnosticata in maniera tardiva e non trattata in maniera corretta, poi in futuro pesa anche sulla finanza pubblica come assistenza, assistenza che oggi è assolutamente insufficiente. Noi chiediamo che esistano dei programmi, dei progetti concreti che vadano a coinvolgere tutti gli aspetti della vita della persona e della famiglia. Un'integrazione a livello scolastico, un'integrazione soprattutto a livello lavorativo. Ad oggi ci sono dei progetti importanti a livello regionale, ma sempre portati avanti grazie all'iniziativa delle associazioni. Noi vogliamo che questi progetti che oggi sono encomiabili vengano messi a sistema in modo tale che tutti i cittadini della regione Emilia-Romagna che soffrono di questa patologia possano avere le stesse possibilità. Cos'altro dire, cosa sottolineare? Ecco, ad oggi già eravamo convinti della necessità di una legge che normasse questo aspetto, insomma, la patologia, le patologie legate, i disturbi legati allo spettro autistico. Ne abbiamo avuto ancora più conferma perché sono notizie recenti il fatto che vogliano chiudere un centro diurno a Bologna. A Piacenza si chiede sostegno per la casa dell'autismo, quindi significa che sostanzialmente la regione sta facendo dei passi indietro, non dei passi avanti rispetto a quello che era lo standard di qualità dei servizi e di assistenza alle persone. A proposito di centri, noi inseriamo anche in questo progetto di legge che la regione istituisca dei centri
residenziali, semi-residenziali, insomma dei centri dove comunque le persone possano, le famiglie possano rivolgersi per poter seguire dei progetti di riabilitazione, di educazione delle persone che soffrono di autismo e che in taluni casi possano servire anche, come dire, da sollievo alle famiglie, perché una delle richieste forti che ci è arrivata è proprio quella di riuscire a dare sollievo alle famiglie che oggi si trovano abbandonate a gestire praticamente pressoché da sole queste persone che impegnano veramente H24, perché spesso, specialmente nei casi più gravi, sono persone che hanno necessità di assistenza continua e quindi ogni tanto anche le famose settimane sollievo, come le chiamano le famiglie, servono proprio a far sì che l'intero nucleo familiare possa ritrovare un attimo di serenità, di pace e possa non sentirsi solo, perché adesso effettivamente l'aiuto purtroppo avviene solo tra famiglia e famiglia. Queste sono le linee generali, poi insomma, potremmo andare avanti per ore perché l'argomento è talmente tanto vasto che si potrebbe andare avanti per ore. Non ho domande. Io volevo chiedere, siccome ha citato il numero delle famiglie che sono impegnate nell'assistenza di queste persone, avete un numero, sono censiti il numero di malati di autismo in Emilia Romagna, per avere una stima? No, noi è un dato che precisamente non abbiamo in questo momento. C'è il problema anche della diagnosi che dicevo prima. Noi istituiamo tra i vari articoli proprio uno screening obbligatorio al 18° mese di vita del bambino, proprio perché molto spesso, e soprattutto scusate la formazione specifica del personale, perché molto spesso lo spettro, i disturbi dello spettro autistico sono talmente tanti e riconducibili eventualmente anche ad altre patologie che a volte non si riconosce. E quindi è necessario avere uno screening obbligatorio nei primissimi mesi, appunto al 18° mese, e che il personale sia correttamente formato, perché uno dei problemi fondamentali è il riconoscimento dei sintomi della patologia e la diagnosi, ovviamente, che sia il più precoce possibile, quindi anche un'accelerazione dei tempi, perché abbiamo avuto anche delle segnalazioni, tra cui la segnalazione magari che parte dalla bravissima maestra d'asilo nido, perché bravura sua si è formata da solo, magari caso voluto fosse specializzata per un qualche motivo in quelle cose lì, segnalasse alla ASL e magari tra la segnalazione alla prima visita passasse già qualche mese, poi tra la prima visita e la diagnosi finale passasse addirittura più di un anno, voi capite che se a quell'età si perde già un anno e mezzo di vita del bambino, si perde anche la possibilità di iniziare immediatamente un percorso terapeutico di integrazione e di recupero in alcuni casi, perché come dicevo, per fortuna, molti casi c'è anche un discreto recupero se il bambino viene trattato in maniera corretta e approfondita, non parcheggiato in un centro che per un motivo o per un altro deve stare lì insieme ad altri perché non ci sono le risorse, perché non c'è il personale. C'è sempre la scusa del non ci sono i soldi, però perdonatemi, se il governo ha 500 euro da dare ai nostri diciottenni per pagarsi il cinema sabato sera, perché anche il cinema panettone poi di Natale rientrerà tra le attività culturali, allora ci domandiamo per quale motivo, quando c'è veramente necessità di sostenere chi ha difficoltà e chi soffre di disabilità, adesso a prescindere dall'autismo, ma in generale anche di disabilità nel nostro paese, mancano sempre i soldi. Cioè, questo è l'aspetto fondamentale. L'altra cosa che volevo chiedere, non ho avuto quel tempo di leggere tutto il progetto di legge, e parlate di un fondo che mette assieme risorse nazionali e locali.
mi chiedevo se c'è un dato di quanto viene investito dalla regione oggi su uno specifico sull'autismo ogni anno, e se ipotizzate una cifra, anche se mi sembra di capire che lo lasciate agli uffici. Lo lasciamo agli uffici, cioè sicuramente, come dicevo prima, non si può parlare di centinaia di migliaia di euro, probabilmente servirà qualche milione. Abbiamo ipotizzato una cifra che possa andare dai 2 ai 4 milioni, però ripeto, è un'ipotesi che abbiamo fatto noi. Ad oggi, non essendoci una voce appunto specifica nel bilancio dedicato, un fondo dedicato all'autismo, facciamo anche fatica a quantificare noi quale sia oggi la cifra investita. Ci potremmo arrivare per vie traverse, però fa sempre parte del campo delle disabilità, e quindi c'è il fondo regionale per la non autosufficienza che va a colmare un po' varie situazioni. Lo spunto che forse potrebbe trovare la regione nell'ambito del reperimento delle risorse, ad esempio per quanto riguarda l'integrazione lavorativa, potrebbe anche essere il Fondo Sociale Europeo, perché nel momento in cui si hanno delle persone in grado in qualche modo di essere inserite anche in un contesto lavorativo, su questo ad esempio a Rimini è già da diversi anni che c'è un progetto molto bello di inserimento lavorativo dei ragazzi nell'ambito turistico, quindi magari chi ha un certo grado di indipendenza va a dare una mano per un tot di ore alla settimana al bagnino piuttosto che all'albergatore, in modo tale che si possa inserire la persona anche in un ambito di socialità, perché poi la difficoltà principale delle persone che soffrono di autismo è proprio il rapporto interpersonale, spesso l'incapacità di instaurare in autonomia dei rapporti interpersonali. Sicuramente questo è un progetto che aiuta tanto quelli che hanno un grado chiaramente di autonomia che lo possa permettere, però ripeto, ad oggi queste iniziative lodevoli e bellissime sono in mano tutte alle associazioni che con le loro risorse le portano avanti. Noi vogliamo che degli esempi belli, ottimi come quello ad esempio che è stato portato avanti a Rimini, ma come se ne sono anche degli altri, ci sono anche delle iniziative a Reggio Emilia al riguardo, vengano messe a sistema, e chiaramente con l'aiuto della regione, che deve essere un aiuto organizzativo ma anche di risorse finanziarie. Non so se ci sono delle altre domande. Il collega è arrivato un po' tardi, poi magari. Ah, ecco, magari una cosa, chiaramente questo è un progetto di legge che oggi verrà depositato, ma noi in questo momento insomma vi ho illustrato le criticità della regione. Naturalmente questo è un testo che è a disposizione, sarà a disposizione del lavoro di tutti i gruppi, verrà anche caricato su Rousseau, che è il nostro sistema, il sistema del Movimento 5 Stelle, anche per le integrazioni che i cittadini vorranno dare al riguardo, però ovviamente ci auguriamo che tutte le forze politiche insomma vogliano darci una mano per far sì che questo progetto di legge vada avanti ed anche migliorato, perché magari possono esserci anche sfuggiti degli aspetti, purché insomma le proposte siano ovviamente migliorative rispetto al testo. Carlo Naude, il bollettino dell'ANSA, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici. Volevo dire, fra i fondi, pensate anche che possano essere presi i quattrini, che sono le cosiddette multe che le ditte pagano, non sono multe, è l'alternativa che le ditte hanno, o assumere una persona oppure dare dei soldi. Sì, anche questi sì, sono sì, fondi assolutamente, che certo. Devono rispondere anche alle esigenze, certo. Cioè, tirocinio lavorativo di quarto tipo, di tipo D, che è adatto proprio a tante persone anche con autismo che sono messe male, sì. Addirittura quelle che non hanno l'autonomia, perché con questi soldi si può pagare un tutore che assiste e fa sì che queste persone lavorino. Quindi, dato che sì, sì, soldi, assolutamente è una delle voci che può essere ci sono anche quei fondi lì. Che la regione ha e che
Sì, la consigliera pensava in particolare anche al fenomeno degli esoneri. Si paga una quota giornaliera per non, ma sì, non è una sanzione, ma è proprio l'istituto. Sì. Sì. Oltre all'esonero esiste anche la sanzione per chi non ha assunto e doveva assumere. E la consigliera nel suo progetto di legge faceva proprio un focus sull'articolo 19 della legge 17, dove queste somme vengono accantonate, e riteniamo che queste risorse di questo fondo vadano in particolare utilizzate per le persone con autismo. Permette ancora? Sì, dica. È un po' ingenua la domanda sul tema di quanti sono, perché appunto essendo uno spettro, quello dell'autismo, ci sono anche delle condizioni che vengono depistate soltanto più tardi, non a 18 mesi, a 18 mesi si depistano i casi più gravi, no? E lì sono realmente pochini, uno su 1000 circa, ma andando avanti, se vengono cercati coloro che hanno dei problemi di autismo, in America ne trovano uno su 68, cioè uno su 68 bambini in genere, e qui siamo molto molto lontani comunque dall'arrivare a quella cifra, a 8 anni, quindi bambini di 8 anni, quindi ancora i casi lievi, lievissimi non si trovano perché è difficile vedere, sono già uno su 68 bambini. E quindi da noi ci sono delle enormi differenze da una provincia all'altra, sì, proprio perché è differente, l'ha detto prima la consigliera, no? È differente la ricerca, l'attenzione a questo problema. Province confinanti non possono avere dei dati tanto diversi, invece ce li hanno proprio perché in una provincia li vanno a cercare, nell'altra no. Ma comunque la media è molto inferiore, è un quinto, cioè pardon, è un terzo rispetto all'uno su 68 che si ritrova negli Stati Uniti. Quindi questo sempre a scopi informativi. Oltretutto c'è anche un altro dato, c'è un altro dato da osservare ad oggi, se vogliamo parlare di dati, di numeri e quindi chiaramente di uno storico. Ci sono molte persone adulte a cui all'epoca non era stato assolutamente diagnosticato, poi perché la ricerca rispetto ad oggi era più indietro, poi perché insomma tante cose non erano fatte come dovevano essere fatte. Abbiamo anche tutta una serie di persone adulte non diagnosticate, diagnosticate in maniera tardiva, e l'altro aspetto che andrà sicuramente curato, che questo progetto di legge vuole fare, di assistere la persona dalla diagnosi, che può avvenire al 18° mese, come diceva giustamente, oppure più avanti, però nell'arco di tutta la vita, perché ad oggi purtroppo al 18° anno di età ci si ferma, perché la neuropsichiatria infantile ad un certo punto chiaramente perde la persona in carico per, diciamo, raggiunti i limiti di età, mettiamola così, però poi queste persone molto spesso si ritrovano in dei percorsi che non sono adatti a loro, perché il personale purtroppo non è adeguatamente formato, non è specializzato in merito all'autismo, perché non si sa bene dove viene assegnato, eccetera, eccetera, e si perde quella che invece per noi è fondamentale, cioè la continuità di un percorso terapeutico e assistenziale. Quindi sicuramente questo è un altro aspetto che la regione dovrà andare a uniformare in tutte le sue province, da Piacenza fino a Rimini. Mi è andato a vedere Gianluca Nicoletti, il nostro collega, il vostro soprattutto, io sono un giornalista specializzato, quindi non mi considerate collega, ma Gianluca Nicoletti, che è figlio autistico, ha fatto tanti riferimenti a questo fatto. A 18 anni si perde la qualifica, si perde la diagnosi, esatto. E quindi o si guarisce o si muore, direbbe qualcuno, no, semplicemente si perde la classificazione, cosa che non dovrebbe essere, ma purtroppo è.
Quindi Gianluca Nicoletti, quello di 24 ore che fa l'inglese. È fatto anche. Suo figlio ha compiuto i 18 anni l'anno scorso e quindi ha proprio centrato questo problema. Sì, in merito alla continuità assistenziale e anche, diciamo, non solo terapeutica, ma purtroppo anche economica, ci sono diversi buchi all'interno dell'ordinamento italiano, anche per l'assistenza scolastica riguardo ad altre disabilità, che il cui contributo paradossalmente si perde al 18° anno oppure è valido solo da settembre a giugno, cioè abbiamo delle stranezze a livello nazionale e poi di conseguenza anche a livello regionale, quindi insomma se non fossero tragiche per le famiglie ci sarebbe quasi da ridere, perché a volte si rasenta il ridicolo, diciamolo proprio. Quindi noi cerchiamo col nostro lavoro di andare a colmare quelle che sono le mancanze di questa regione. Noi non neghiamo che l'Emilia-Romagna sia stata un'eccellenza, purtroppo secondo noi è profondamente errato continuare a dire che lo sia, e ogni giorno abbiamo delle notizie, dei fatti e dei dati che lo dimostrano. Direi che se non ci sono sì, se non...